Iniziamo con molta calma. Una parte di me desiderava l'esonero, una parte di me ovviamente no. Spero di avere un budget di mercato equivalente almeno a una decina di milioni. 2 milioni e 5, dammi. Gimmi a me in after mine. Ho 7 milioni. Ho bisogno di un difensore centrale ASAP e di un centrocampista. Bella coccia per il Chelsea. Maximilian Bauer. Omo Bamidele. Non vuole trasferirsi. Bauer. 3 milioni e 8. Potremmo portarcelo a casa. Piatkowski. 5 milioni. Piatkowski non è l'ideale. Forse. Però, vedete, cioè, non è gente effettivamente valida questa. Allora, anzitutto andiamo a vedere come sta messa la nostra rosa. Perché sicuramente mancano dei pezzi. Abbiamo un, due, tre portieri. Alla fine è rimasto? Ah no, vedete. Piano. Avanziamo di un giorno. Taccuino time di nuovo, parte 2 del taccuino. Questa volta però per fare le cose bene, perché avremo anche pochi milioni, ma ce la possiamo fare. Abbiamo in porta da un lato Martin. Da un lato intendo dire per le due formazioni. Dall'altro prenderemo McHugh, come cazzo si chiama. Poi difensori centrali abbiamo Del Prato, abbiamo Brink e un terzo che dobbiamo cercare. Mentre dall'altro lato abbiamo Han, Fischer è un terzo che dobbiamo cercare. Poi centrocampo abbiamo Dietrich, Valakari, Sigmund. Basta. Anzi, a destra abbiamo Maina. Cioè, pardon, sulle fasce abbiamo Maina e Maier. Mentre dall'altro lato abbiamo Schuster. Vabbè, quanto li sto scrivendo storti. Schuster e Weiss. Le punte sono rimaste invariate, no? Ah, abbiamo anche Mancini. Mancini posso mandarlo in prestito, tipo. Ah, è vero, adesso diamo un'occhiata agli svincolati, avete ragione. Quindi, di fatto, mi servono due difensori centrali e un centrocampista centrale slash CDC. Vediamo se c'è qualcuno tra gli svincolati, come dicevate voi. Magari proviamo a cambiare modulo. Magari con la difesa 4 riusciamo a girare meglio. Che sarebbe un 4-1-3-2 aggressivissimo, ma pur sempre valido. Tier, prendi Donnarumma, è svincolato. Tier, prendi che sì, è svincolato. Meanwhile, TR in un angolo con 8 milioni di budget in tasca. Che cazzo faccio? Come se mi dite, dai, TR, affitta questa casa. Ma io ho 10 euro in banca. Diamo un'occhiata. C'era. No, dov'è? Ma mi è scomparso? Ah, no, era Al Buraik. Benitez potrebbe essere buono. Buono per la terza serie tedesca, eh? Questo lo voglio. Collins Faye. Sean Foley. Diamo un'occhiata. Ho bisogno di due terzini destri e due terzini sinistri. E se riusciamo a pescare tutti quanti dagli svincolati. Ma come mal qui? Ma come mal qui? Ok, va bene, eh. Guarda quanti giocatori anche a sinistra. Minchia, oh, ma guarda che in Arabia Saudita c'hanno dei giocatori che piporannano di cattiveria, eh. Carlos Clerc. Ragazzi, ma sta gente da dove cazzo arriva? Guarda che se non costano molto. Aaron Cresswell. Oh. Guarda che Aaron Cresswell non è male, per una squadra di terza serie tedesca. Cioè, vado a cercarne uno per ogni reparto, eh. Guarda che potrebbe essere il modo migliore per rifarsi la squadra. Ti bastano 8 milioni per 10 giocatori? Secondo me sì, se poi ne rivendo un paio. Più se avanzano soldi, ne posso prendere altri ancora. O c'è un'enorme quantità di squadre che gioca senza i terzini, e quindi questi si liberano un po' a cazzo di cane? Che è possibile? C'è Stefano Dainswil! No, raga, dobbiamo prendere Stefano Dainswil. Non me ne frega niente. Nuovo difensore centrale, Stefanone. Sto guardando, ma non mi sembra ci sia un granché. Simon Kjær? Io lo prendo e lo rivendo, eh. Cioè, zero problemi a prendermi Kjær e rivenderlo. Ditemi voi se bisogna far diventare anche la carriera una cosa come cazzo si chiama? Dai, come Ultimate Team, dove la gente va in giro a sniparsi i giocatori. Ho visto Berami. Almeno hanno aggiustato sta pagina che l'anno scorso dopo un po' si bloccava. Tipo arrivavi alla lettera S e si bloccava. Non dico che mi rifaccio la squadra da zero. Però se ho bisogno di rinforzi, so dove pescarli. E ripeto, un Kjær, se lo prendo e lo rivendo. Vabbè che non mi faccio problemi del contivo. Anche perché per quanti anni lo andremo a prendere? Due? Uno? A mezzo uno e più uno a mezzo servizio? Ma non ha molto senso, eh. Quindi piuttosto prenderlo e venderlo. Per fargli fare un anno a mezzo servizio altrove. Portieri a sto punto, guardando su qualche portiere OP. Esce fuori qualche big nome. Posso vendere uno dei miei e ingaggiarne uno da qua.
Minchia, Sinan Bolat non è quello che aveva segnato in Champions di testa? Bel gol, tra l'altro, anche. Ragazzi, finché gli posso cacciare... Diogo Costa. Sembri buono. Vito Mannone, cazzo. Un nome che non sentivo da una vita. McCarthy giocava nel Southampton, non è male. Allora, direi che per ora ci siamo. E direi anche di avanzare un minimo. Fare la Coppa Europea, sperando di poterci a casa un altro paio di milioni. Così saremmo bimbi felici tutti quanti, vero? Peccato che sia iniziata male col Cortic. Kier, tra i 18.000 e i 29.000 per convincerlo a firmare. Raga, io Kier un anno me lo faccio. Cioè, vedo se posso poi venderlo. Ma un annettino a Kier ci sta. So che è da folli, me ne rendo conto. 2 anni di contratto. Ok. Accetta. Vuole 17.000. Ti propongo piuttosto 20.000. Con molto meno bonus di ingaggio. Bene, nuovo acquisto. Ok. Pensa al ritorno economico tramite la vendita di magliette. Esatto. Giusto per curiosità, posso venderlo? Vabbè che con 17 milioni non mi prendo nessuno di altrettanto buono, eh. Lista prestiti, non posso venderlo, ok. Centrali di difesa, posso venderne uno. Hub Rosa, quando me ne servono 4. Fisher ha il contratto in scadenza 12 mesi, così come Brink. Brink devo rinnovarlo. Del Prato farà da riserva. A meno che non mi giochi come terzino destro, che potrebbe essere una cosa fattibile. Ruolo, terzino destro, ci mette 2 settimane ad impararlo. E quindi avremmo piano... Rifacciamo tutto quanto da capo. Per un po' più giovane con lo stesso valore di mercato, anche perché già verso 30 anni inizia a scendere. Cap, c'hai ragione. Possiamo provare a prendere qualche difensore centrale buono. Adesso diamo un'occhiata, magari. Non è una brutta idea prenderli e usarli come pedine di scambio per migliorarci. Difensore quanto buono? Che abbia più o meno un valore intorno ai 18 milioni. Ecco, Amadou non è male. Se mi dovesse servire un difensore. Un Saka ala. Stefano Denswil è andato al Colonia, quindi via. McCarthy. Costa. Costa lo tengo. Durata contratto 3 anni, lo accetto, ma di brutto. Niente clausola rescissoria, ci sto. 6 milioni e 8, bonus d'ingaggio, diritti inviolati 10. Minchia, Diego Costa, non mi hai chiesto niente. Niente. Aspettiamo i terzini destri. C'è mal qui. C'è questo Palacios che sembra buono. Piccini se n'è andato. Sono arrivati tutti quanti i resoconti proprio il giorno della partita col Turkugu. Non è vero. Aaron Cresswell. Però questo Afonso de Oliveira mi ispira di più. Andiamo a cercare Afonso de Oliveira. Cruciale, va bene. Accetto cruciale. Ci sta. 4 anni di contratto. Minchia, ma te li do subito, fra. 5.300, reti inviolate, 120.000. Vai, tiè. Benvenuto. Quindi adesso possiamo fare questa cosa qui. Mattissima, tra l'altro. Che bello, cazzo. Chi possiamo vendere? Carlo. E teniamo McHugh come terzo. Martin ha il contratto in scadenza, ma glielo rinnoviamo perché se lo merita. Signori, è giunto il momento di modificare di cattiveria il Pepegheim. Ho soltanto bisogno di trovare la formazione giusta. No. Il 4-2-1-2 largo. Guardalo qui. Guardalo qui. Terzino sinistro, De Oliveira. Difensore centrale, insieme a Brink, mettiamo Simon. Carlo, mi spiace, ma tu sei stato messo in vendita. Quindi Costa dentro al posto di Martin. Dietrich. Dijkman. Pululu Walter. Raga, è aggressiva come squadra. Per essere una squadra della... terza serie. Non è male, eh. Non è affatto male. Potremmo tenere per l'appunto Kier fino a gennaio per provare a scambiarlo. Però, ecco, sapete, non so quanto possa calare nel frattempo. È un po' quello il mio grande dubbio. Ora si fa sul serio, signori. Andiamo a giocare con una squadra che l'anno scorso, per un pelo, non è riuscita a salire... nella categoria successiva. Guardalo qua, Kier che arriva. Prima impressione di Simon.
presso il Pepe Game, squadra per cui ha firmato per 2 anni, potremmo tranquillamente pensare di scambiarlo e cercare un difensore centrale che abbia una valutazione intorno anche al 77-78, ma giovane, in modo tale da poterci guadagnare in ottica futura, non direttamente, ma in ottica futura. Guarda con la sovrapposizione dei terzini quanto cambia. Guarda quanto si gioca meglio con la sovrapposizione dei terzini. Ma come il mio miglior tiratore di punizione è... Fuck it. Tirerà Simon. No! Non la traversa! Non la traversa da lì, Simon! Cazzo! Che sfiga! Devo farla scendere? Era a scendere, forse sai com'è. Finché tiro le punizioni con Kier, che quanto ti aspetti che possa scendere? Guarda di Oliveira quanto corre! No, ok. Signori, difesa a 4 is the way. Ho dovuto già abbandonare il modulo. Ho dovuto già abbandonare il modulo. Che tristezza. Che tristezza. chi era il Pepe Game maggiore di Borja Valero a Lebowski? Cazzo, è vero. No, comunque il discorso è che Pululu segna. Non è vero. Atterrato, arbitro. Largo per Maina. Maina all'indietro. Pululu col destro deviato. Mano, mano, mano. Rigore, rigore. Calcio di rigore. Calcio di rigore. Calcio di rigore. Calcio di rigore. Comunque sì, stavo dicendo che una squadra del genere potrebbe starci... madonna, parata devastante. Ci stava anche il giallo, eh. Una squadra del genere potrebbe starci nella... tipo nella fascia bassa della Bundes. E invece si trova in vantaggio contro il Türkgücü di München. Grazie a un rigore di Pululu nella terza serie tedesca. E anche questa stagione il primo gol in campionato lo segna lui. Il nostro numero 10, Afimiko Pululu. Speriamo che questo sia d'auspicio a differenza di quello della scorsa stagione, perché... Ma forse non è quello che intendevi. Knöll, Hotman, Perry, Sararera. Non è vero, autogol di Kier. L'autogol di Kier sul tiro di Sararer. Prova ad opporsi e la palla mesta mesta rotola in rete alle spalle di Diogo Costa. Che sfiga. I due nuovi acquisti svincolati che... si uniscono per creare la pepegata massima. Ma quella è sfortuna, una certa. Knöll, dal limite. Scheggia la traversa. Partita importante questa contro il Türkgücü. Partita importante. Buono l'intervento di Maier, che recupera palla. L'ho chiamato senza volerlo. Pululu dal limite. Carica il sinistro! Afimiko! Pululu 2-1 per il Pepe Game. Che botta all'incrocio dei pali, signori. Che botta di Afimiko Pululu. Era l'appoggino di Walter, però. Si scambieranno i ruoli quest'anno. Walter assistman, Pululu goleador. Altrimenti no. Attenzione, Pululu. Lo scatto fulminante via Irving. Pululu col mancino. Ha un soffio della tripletta personale. Ha un soffio della tripletta personale. Ronaldinho comprato all'Eurospeed. Ehi, guarda, ho trovato questo gioco di Ponaldogno. Era un giocatore del Frarbrell'Ombra. Dentro per Dijkman. È l'unico lì davanti insieme a Chato. Chato perde palla. Dijkman. Rientra sul destro, Dijkman. Palla indietro per Pululu. All'altezza del dischetto. La traversa di Afimiko. Afimiko è imbufalito oggi. Mi sono sentito preso per il culo da quel difensore, eh? Non va bene. Valterone nazionale. Cerca il dribbling, non va. Valterone è proprio la torre, l'ariete. È l'ante Zighi. C'è il... l'Olivier Giroud. Il... doppietta di Sararer, doppietta di Pululu. Doppietta a destra e a manca. Cazzo facevate in 17 in attacco? Vabbè, signori. 2-2... dominando contro una delle squadre favorite per la promozione. Beh, io non mi dispererei più di tanto. Abbiamo anche avuto sfortuna, eh. Abbiamo anche avuto sfortuna. Minchia, la Juve si è presa Vinicius Junior per 105 milioni. Milan che prende Gerard Moreno.
Ma ancora niente? Allora, simulazione veloce contro il Waldhof non dovrebbe essere un problema per noi. Doppietta di Pululu, rete di Maier, 3-0. Pululu con 4 gol in 2 partite. Signori, Afimico si è sbloccato. Forse è meglio Palace. Oppure 18 anni Foley dall'Irlanda. Sean Foley, non è male, Sean Foley dall'Irlanda. 18 anni, 72, potrebbe avere del potenziale. Beh, ma sai che vado a cercarmi un CDC da prendere al posto di Dietrich con Valainen lì che se può andare a far fottere. 5 anni di contratto, minchia, se sto qua cresce, Sean è finita. 2002, bonus presenze, vai. Sì, c'ho neanche da discutere con, per nient'altro. Togliamo tutti dalla lista preferiti. Tranne Amadou. Amadou. Può giocare come CDC? Vieni da papà. Cazzo, top mercato con gli svincolati. Proprio da pezzi di merda. Proprio da pezzi di merda. Stipendio, sono disposto a darti 9.750. Proprio una cosa del cazzo, come somma. E 60.000 alla firma. Easy. 15 gol. Pff, CDC che segna. Tieni, ti do anche 10 milioni. Ok. E ora la rosa, ragazzi, è sensibilmente più competitiva. Sensibilmente più competitiva. Certo, non sarà la migliore delle migliori, ma rispetto a com'era 10 minuti fa, direi che abbiamo fatto dei grandi passi avanti. Valacari può andare a farsi fottere. Va che squadretta. Diogo Costa, Brink, Kier, De Oliveira, Foley, Amadou, Maina, Dijkman, Maier. E poi Valterone Pululu lì davanti. Panchina che potrebbe migliorare, ma non è così importante. Carlo se ne andrà. Graf, Schuster, Valacari. Intanto li tengo. Ah, Mancini anche se ne sta andando, suppongo. Cazzo, non ho un terzino sinistro di riserva. Merda, aspetta. Andiamo a prenderlo al volo. 2 secondi. 71 di. Eccolo qua. Vieni, Fabrizio. Alla faccia del mercato semirealistico. Io. Sì. Dai, 30.000 di bonus di ingaggio ci stai, no? 6.004? Vai, tutto tuo. Bella, benvenuto. Brink è in scadenza, infatti volevo andare a vedere adesso le finanze. Vabbè, in Sakala ci sto. Köhler può andarsene. Fischer può andarsene. Peschiamo di meglio dalla pool degli svincolati volendo. Graf si ritira. Lui se ne sta andando, lui se ne può andare. Martin vorrei rinnovarlo più per quello che ha fatto la prima stagione. Valterone va rinnovato. Martin... Dietrich come riserva ci può stare. Walter, Maina, Maier, Brink vanno tutti rinnovati. L'Austria Klagenfurt vuole Valacari. 1.300.000. Tienilo. Tutta la vita. Carlo è stato venduto. Io posso prendere questo giocatore solo per le meme. Perché Hugh Dickinson è a una lettera di distanza da Huge Dick in Son. Intendo l'ala del Tottenham. Mister, so che stai cercando sostituto. No, dovrei impegnarti, stronzo. Prima sei contento che io ti voglia vendere, poi vieni a leccare il culo, pezzo di merda, eh. Da dove viene il Pepegaim? Dalla città di Pepegaim. Che non esiste, ma... Ora sì. Formazione titolare, c'è cioè Walter che potremmo dover sostituire dopo un po', ma frega sega. Ah, potevo guardarmi la cutscene iniziale, che magari c'è la presentazione perché giocavi con la rivale. Sono un pirla. Sono un pirla. E signori, benvenuti in diretta dalla Garena del Pepegaim, dove oggi si affrontano le due squadre rivali, il Pepegaim e il Victoria Berlin. Il Pepegaim si è mosso in maniera incredibilmente aggressiva sul mercato, andando a comprare dei giocatori assolutamente fuori categoria. Vediamo cosa combinerà oggi contro la rivale. Così. Alla prima azione, alla prima palla buona, trova un gol da Puskas Award. Un gol da Puskas Award. Oh, vabbè. Diciamo che è stato più Pepegaim il portiere che tutta la mia squadra intera, ma tant'è. Attenzione. Pululu. Salta Gunte.
Pululu carica il mancino. Pululu lo fa finire in porta. 8 minuti, 2-0 Pepe Game sul Victoria Berlin. E si sentiva la rivalità. Si sentiva. Sesto gol in 4 partite per Afimiko Pululu. Suksuz. Top nome Suksuz. Maier. Dickman. Maina. Indietro per Pululu. Il 3-0 facile facile. Ma che giro palla. Che giro palla questo Pepe Game. Eh? Barcellona di Guardiola chi? Eh? Questo è il calcio liquido di Andrea Pirlo applicato al Pepe Game. Sì, diciamo che sono fuori categoria, raga, io l'ho detto. Per l'overall che ha di media la mia squadra titolare, io dovrei stare in Bundesliga. Non in dritte Bundesliga, non in dritte Liga. Ciao Brenda, come stai? Maier cerca il cross in mezzo. Pululu è libero! Pululu sfonda la rete in fuorigioco. Era davvero in fuorigioco? Lo era. Diciamo che la spalla di Pululu tecnicamente era onside. Cioè, pardon, la spalla del giocatore era più in là di quello che era stato segnato dal gioco. Ma tant'è. Pululu aveva fatto un gollasso della Madonna. Amadou. L'apertura per Maier. Il tocco per Dickman. Dickman. Pululu. Palla sul sinistro. Cerca il tiro. Ah, mio Dio. Ma stanno letteralmente davanti al portiere. Altro che autobus parcheggiato. Questi qua hanno parcheggiato un cazzo di transatlantico davanti alla porta. Ma guardali quanto sono schiacciati in difesa. Ah, Afimiko. Suksuz. Palla per Cicerci. Ogbaizde. Suksuz. Lo sapevo io che avrebbero segnato. Lo sapevo. Me lo sentivo nel cuore. E tra tutti quanti proprio Suksuz. Va a cercare Walter. Che ancora deve segnare in questo campionato. Chiude sprint con uno scatto in uscita. Fa ridere dire sprint con uno scatto, però vabbè. Va che apertura per Maina, però deve rincorrere a tenerla dentro. Ce la fa. Maina col pallone. Per Walter! Eccolo qui il suo primo gol stagionale. Valterone! In sforbiciata! No, sì, no, boh. Con un gran tiro! Per sicurezza! Madonna, oh! Ma che crossetto! E va che coordinazione! Palla alla destra del portiere che non la può prendere. 4-1 Pepe Game sul Victoria Berlin. Amadou, largo per Maina. Troverà Pululu la tripletta personale? Non lo so. Troverà la doppietta Dickman? La trova con un destro che si infila tra le braccia del portiere, che Pepega com'è ne ha concesso un altro. Era morto, non ce la faceva. GG 5-1. Pululu Dickman. Walter Dickman. Va bene, offerta di trasferimento di Pululu. Ciao Schalke 04. Attaccati al cazzo. Attualmente ci troviamo al 21 di agosto e siamo ancora in pieno mercato. Abbiamo 6 milioni. E sono andato un attimo a cercare informazioni su nuovi difensori centrali. Un po' me ne avevate proposti voi, un po' li ho cercati io. Difensori centrali giovani da poter provare a prendere utilizzando Simon Kier come pedina di scambio. Magari non necessariamente in questo calciomercato, magari nel prossimo, cioè quello di gennaio. Il problema è che sono tutti giocatori che giocano in leghe molto più alte rispetto alla mia e che difficilmente accetteranno di abbassarsi a un livello così basso per ora. Quindi magari possiamo usare un Kier come pedina di scambio. Ma, signori, dando un'occhiata a tutti quanti gli svincolati, ne ho trovato un altro che vorrei provare a prendere per utilizzarlo anche come pedina di scambio. Mi rendo conto che sia altamente irrealistico. Mi rendo conto che non sia propriamente corretto utilizzare un giocatore del genere per una squadra di terza categoria. Però, se andiamo sempre più giù, io scendo. Perché l'ultimo giocatore segnato qui probabilmente vi farà dire: Tier, prendilo subito, coglione, se non ci provi mo. Come attaccanti dagli svincolati ho trovato il Kuma Babacar e Edinson Cavani. Un 35enne Edinson Cavani che a 10 giorni dalla fine del mercato ancora non è stato preso da nessuno. E poi ne ho segnati altri che potenzialmente potevano avere delle buone stats, ma sono tutti quanti ultra trentenni. Che facciamo? Lo prendiamo il Matador? So che non ha il minimo senso, ma potremmo prenderlo e poi cercare di darlo via. Accetta nessuna clausola rescissoria.
E ingaggio ti do, guarda, 15k più 3, fai 90k all'ingaggio. Signori, lo abbiamo preso. Edinson Cavani è ufficialmente un giocatore del Pepe Game e lo sarà approssimativamente per i prossimi 7-8 minuti. Secondo me ha più senso come pedina di scambio, cioè adesso Cavani non ci serve. Dobbiamo fare un riciclaggio di giocatori che metà basta, dobbiamo prenderne uno col potenziale maggiore possibile, darlo via e prenderne un altro e fare così. Secondo me scambio diretto e via. Scambio per chi? Qua entrate in gioco voi, perché io non conosco molti giovani attaccanti. Direi di sfruttare Cavani e Kier per mezza stagione e cercare di mandarli via ASAP. Secondo me è una buona idea. Sì ragazzi, la carico su YouTube. Offerta per il trasferimento di Walter. 5 milioni e mezzo per Walterone. Posso dirvi una cosa brutta? Io credo che Walter più di così non cresca. Mi dispiacerebbe, perché Walterone ci ha salvato il posto, eh. Se non fosse stato per Walter ci avrebbero assolutamente esonerato. Posso trattare per provare ad arrivare a 6, così da avere un pochettino più di margine in entrambe le trattative, sia quella di Kier che quella di Cavani. Esatto, secondo me ha raggiunto il suo apice. Più di così non può fare, mi sembra stupido. Proviamo a trattare, vediamo se riusciamo a farli diventare magicamente 6 di milioni per Walterone. Rinegozio offerta per il cartellino, fai 6 milioni... secchi, magari accetta. Vincent Kompany, come stai? È andata, signori. Mi dispiace un sacco, perché avrò sempre nel mio cuore Christopher Walter per quello che ha fatto per noi nella prima stagione storica del Pepe Game, ma purtroppo non ha più senso tenerlo in squadra con un Cavani più il sostituto di Cavani che gli blocca la strada. Non posso tenerlo in panchina. Non dico che sia sprecato, ma sicuramente conviene monetizzare finché siamo in tempo. E ho voglia di scendere in campo anche con Edinson Cavani in Serie C tedesca. Che cosa ridicola. In questa quinta giornata di campionato. Yes, quinta giornata di campionato che vede un Pepe Game ancora imbattuto. Vediamo se riuscirà a continuare la striscia e riportarsi nuovamente al primo posto, che non voglio abbandonare. Non voglio necessariamente qualcuno di buggato. A me interessa qualcuno di divertente da usare. Vi prego, non ditemi che lo contano come gol di Cavani, perché piango. Pessimi passaggi. Sono i Wilms. Madonna. Mi hanno fregato completamente. GG allo Zwickau. Che con la mia difesa che crollava sono riusciti ad approfittarne. Hanno fatto esattamente quello che si fa nella pallamano, cioè continuare a passare la palla di lato da un lato all'altro finché non si crea un varco. Bene, va bene. Tanto stiamo tranquilli qua, con la squadra che ci ritroviamo non avremo difficoltà di alcun tipo. Guarda qua, Maier subito dentro per Cavani. Basta anticiparmi di testa, minchia, una volta. Ma vaffanculo, speravo stesse seguendo l'azione, che minchia è entrato dal fuorigioco. Una volta che Cavani ti ha superato, non... basta che stai fermo un attimo e poi... Mamma mia, stupido Afimico. Ah, guarda, la mia difesa. In realtà sono io, non è la mia difesa. Che palla! Porca puttana! Prima un passaggio della Madonna che passa dalle gambe di Amadou e poi un destro di prima intenzione. Sì, però, signor Diogo Costa, ancora una volta sti portieri che invece che fare la parata semplice stando così cercano di fare i fighi con la mano di richiamo e la ciccano completamente. Vabbè, perché il valore del suo origine si basa sul valore del giocatore in quella determinata edizione. Il fatto che Buffon sia stato probabilmente il miglior portiere della storia, o uno, o comunque sicuramente nella top 3 dei migliori portieri della storia. Ma non è vero mai! Mi ha sfiorato la mano. Eh sì.
Mi ha sfiorato la mano. Oh, bravo! Finalmente un rigore parato. Bravo Diogo Costa. Dopo la pepegata del 2-1 si rifà un attimo. Sì, il potenziale del Rigel è più uno, ma se voglio un portiere buono non mi basta un 81. Va bene. Gestiamo il pallone noi. Pululu. Dentro per Cavani. Dal limite. Si gira. Ancora la difesa. E che cazzo. Dietrich. Dentro per Maina. Walter. Va a cercare Pululu. Col destro. Afimico. Pululu. Un altro gol. Accorcia le distanze. E il Pepe Gaim ci spera. Spera nel pareggio adesso. Un minuto di recupero. Però non buttiamolo così. Non buttiamolo così. È finita. Abbiamo perso. Ma che... Perché devo partire? Ok, sapete perché ho perso? Perché sono un coglione, ho sprecato due opportunità nitide con Cavani per cercare di regalare i gol prima a Pululu e poi a Walter, cioè... Un coglione sono. Vabbè, si inizia male, ma tanto andremo a simulare le prossime partite. Le prossime 3-4, dai.